Con Roberto Bonato, che è uno dei titolari della BRT, un'azienda importantissima qua in Polesine per i trasporti, e anche voi siete tra le attività in trincea in questo momento qua. Come state affrontando questa emergenza, Bonato? Allora, stiamo affrontando questa emergenza come ci consigliano di fare in tutte le televisioni, in radio che ascoltiamo e in tutti i messaggi che ci mandano, insomma, cercando di stare attenti a tutto quello che facciamo, le persone che affrontiamo. Dobbiamo per forza di cose continuare a lavorare, perché siamo un'azienda di trasporto che lavora prevalentemente con merce alimentare, quindi dobbiamo garantire le forniture a supermercati e mercati e altre cose di questo genere. Ecco, cerchiamo però, volevo chiedere il necessario per poterci difendere da un eventuale contatto, insomma. Ecco, le volevo chiedere, ai confini voi lavorate anche con l'estero, ci sono problemi? Abbiamo visto le file che c'erano al Brennero? No, è stato uno caso sporadico, perché avevano, sì, c'è, in effetti un giorno abbiamo avuto problemi, poi si sono accordati fra stati o non sono intervenuti chi di dovere, insomma, per far sì che le merci potessero circolare abbastanza liberamente. Ciò non toglie che i campi possono essere comunque fermati per eventuali controlli anche sanitari, però non devono essere fermati in una maniera da far perdere il meno tempo possibile. Insomma, quello che aveva fatto a Brennero le autorità austriache era una cosa un po' contro ogni regola. Ecco. Ecco, un'altra domanda, voi lavorate anche con l'Inghilterra, e in Inghilterra ci sono problemi particolari o anche loro hanno... All'inizio di questa settimana no, però già ieri ad esempio il camion ha aspettato circa 6 ore per poter attraversare la Manica, perché ci sono molti più controlli sui traghetti e sugli Eurotunnel. E quindi abbiamo avuto dei ritardi abbastanza importanti, insomma, sempre tenendo conto che comunque qualsiasi stato ha un occhio di riguardo per quanto riguarda la merce deperibile alimentare. Ecco, io la ringrazio e naturalmente faccio i complimenti a lei e ai suoi collaboratori, perché anche voi, come altre categorie, siete sicuramente in trincea in questo momento. Come ripeto, ringrazio per la vostra professionalità. Grazie, signor Bonato. Grazie mille, Massimo. Salve.